mannaggia crisi a questa congiuntù, i fatica vesteva sempre a lei, a quando stonca cassa integrazione, non saccio bene mica faccio te. Stonga cassa integrazione, mi danno asa ogni 4.000, perché la donna buona chiusa in cielo, non tiene genesi, non vede lì, dice la sama sa, tenga dolore capo, savo da parte là, e buonasera. State battendo i giovinotti amanti,
casi perditi il posto di lavoro, chi va bene senza esitazione, lo metta a mura. E dire una cosa. Signora Mucca. Ok, ho fatto capire il telefono. La gamma la da Margiolino insieme a te, senza nemmeno mille lire vuol caffè, in tuo pacchetto sulla mentola di tre, e mi spartevo di nevasa insieme a te. I bambini di Lugo ci sognavano a tutto. Originando. Dove siamo? Qui ci troviamo a Pestum, l'antica Poseidonia, così chiamata dai greci, e volevamo farvi vedere questi massi giganteschi. Questa è una parte delle mura poligonali che circondavano l'antica Poseidonia. Poi in questa parte qui i massi sono molto grandi, guarda qua. Sono giganteschi, faccio vedere con la forma del piede che c'è il grand'angolo. Massi perfettamente allineati, la squadratura quasi, cioè no quasi, perfetta. Come facevano gli antichi a costruire queste pietre così perfette e soprattutto come facevano a manovrarle? Ma anche questi qua che stanno sopra, che sono più piccoli, ma quelli sopra anche sono giganti. Ma mi scordavo quando è brutto sto mondo, ma mo sa che faccio? Ma faccio un sonno sotto la prevola tua muscarella.
ma volesse su una tempa antica, senza palazzo che case e cemento, andò se dorme con me vir, ma stinde, ma ciura, prate verde e nostri vica. Adamo un nezzo fa sempre la regina. Ce ne stanno quattro. Guarda il fagiano. Questo è un portale, quando è stato messo? Dopo vediamo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Madonna di Lebarano. Questo è il risorto, questo è il mondo, e quella è la parrocchia che sta giù, e quello è San Giovanni. Perché manca una parte di mondo? Come mai? Chiara, ma tu sei bruna. Piccola, vieni. Biscottino, tieni. Tieni il biscottino. Dove è andato? Pure ad un'abitazione di San Mango. Non toccare perché io sento e vedo. Questo non è un presepe, il mio giardino è incantato.